È arrivato il momento di svappare. Svapoweb. Due anni eccezionali, veramente. Veramente sono passati così, senza che me ne sono accorto. Certo, è sempre brutto lasciare una comunità, anche se uno ha lavorato per poco tempo, ma ho ricevuto tanto in questa comunità, soprattutto il sostegno non solo umano, ma anche spirituale, il supporto dei sorrisi della gente, degli abbracci, della vicinanza, perché poi San Martino è un popolo veramente straordinario, è un popolo molto accogliente, è un popolo che vuole bene i sacerdoti, al di là di tutto sono vicini. Certo, lascio una comunità briosa, una comunità viva, una comunità, diciamo così, variegata nelle sue personalità, e vado in un'altra comunità che è più piccola rispetto a San Martino, ma che certamente avrà anche le sue briosità. La conosco in parte perché quando ho fatto il parroco a Pesco Sannita, ecco, molta di quella gente ho avuto modo di conoscerla. Certo, sarà un'avventura nuova. Mi dispiace, ecco, staccarmi o sradicarmi, ma io non voglio usare l'immagine sradicarmi da San Martino, è semplicemente un andare in un'altra comunità per prestare servizio, ma rimanere sempre con il cuore qui, perché è una comunità che il cuore me lo ha pompato sino alla massima potenza, perché gli occhi dei bambini, l'affabilità delle famiglie, i giovani, i ragazzi, i collaboratori, veramente sono delle persone straordinarie. Il saluto di Don Nicola a San Martino. Il saluto mio a San Martino è un saluto di gioia, un saluto caloroso, un saluto anche di serenità, no? Non me ne vado via, resterò sempre qui, perché certamente presente nei cuori di ognuno e porterò ognuno nel mio cuore. Ma è un saluto che vuole essere anche un auspicio, che San Martino diventa sempre di più luogo di incontro, luogo di comunione, luogo di collaborazione, e in cui non esiste il fare gruppetti, ma l'ideale di fare gruppo, che è la cosa ben diversa, no? Tanti gruppi, tante associazioni, tanti movimenti che devono relazionarsi tra di loro per fare gruppo e per far crescere una comunità.